Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho voluto fare un nuovo video un po' particolare perché mi sono ispirata al video tag 5 cose 5 ricordi, ma l'ho un po' stravolto ed ho creato un nuovo tag, ovvero ricordi di una fanetta, ovvero gli oggetti più particolari che mi ricordano un ricordo, scusate il gioco di parole, più bello legato al mio cantante preferito, la mia cantante preferita in questo caso, ovvero Laura. E ho scelto gli oggetti più importanti e particolari, altrimenti smontavo tutto l'armadio perché cioè, ogni cosa è legata a lei e quindi è bella ed è importante, però ho scelto qualche oggetto che è più importante di tutti. E ne sono tipo 7-8, non ne sono sicura. Ve li mostro, ve li racconto e spero che questo video vi piaccia e che lo facciate anche voi con i vostri oggetti legati a Laura, ma anche ad altri cantanti, se siete fan di altri cantanti. Mi piace sapere cosa vi lega a un cantante e gli oggetti che vi ricordano qualcosa e che abbiano un ricordo particolare per voi e che vi emoziona. Iniziamo, non in ordine cronologico perché li ho ammassati sul tavolo un po' così, ma in ordine di come vengono. Il primo oggetto è il braccialetto con scritto Laura Pausini World Tour, che era il braccialetto che davano all'inedito World Tour e nel 2012, e tu te lo mettevi, tanto bello, erano tipo di 6 colori e io ovviamente li ho tutti e 6, se non 7 forse uno l'ho perso. E praticamente con questo stavi nel tanto agognato fantastico triangolo e la parte interna del palco senza transenna dove tu si allungavi, avevi il culo e le davi la mano. Ed era, oddio, a volte preferivo stavo di stare fuori in punta quando il triangolo era piccolo, o a volte magari non mi andava perché volevo vedere il concerto da varie prospettive. Però preferivo stare dentro perché era più scialla, perché potevi fare avanti e dietro, andare al bagno, sederti e non avere tipo miliardi di persone attaccate alle spalle. E appunto di questi braccialetti ogni concerto cambiava colore e li ho quasi tutti, se non tutti. Non lo so se io ne ho 6 e credo di averli visti tutti, perché poi a Roma erano 5, ad Ancona ne era un altro colore, quindi immagino che poi ne ho rivisti gli stessi, quindi penso che siano stati questi. Il mio preferito ovviamente era il rosa. Il secondo ricordo sono queste buste e dentro ogni busta ci sono tutti i biglietti di tutti i tour che ho fatto. E ogni busta è un tour e ve li mostro. Questi sono i biglietti del tour 2014 Greatest Hits. I biglietti speciali, i biglietti normali, i biglietti stampati da internet perché è una certa di che tu hanno scocciato, e i biglietti strani dell'estero. E quest'anno in realtà ne ho fatti, oggi sono pure i biglietti dell'aereo, visto? E quest'ultimo tour ne ho fatti pochi perché lei ha fatto poche date, soprattutto fattibili, e quindi ne ho fatti pochi. Poi ci sono, oh mio Dio, oh mio Dio! Cioè, ragazzi, guardate questo cimelio. Questo e questo sono i due biglietti del concerto di Roma del 99. Cioè, no, raga. Oh mio Dio, quanto tempo è passato, che meraviglia. Questi. Poi ci sono questi che sono del 2002 al Palaghiaccio di Marino. E questo del 2002, ce la posso fare, a Perugia, perché li ho fatti tutti e due, perché già all'epoca ero matta e dovevo fare per forza tante date, però ero piccola e quindi papà mi ha portato solo a due. Questo, che è il concerto in assoluto per eccellenza, ovvero San Siro, e vabbè, non si può spiegare a parole ciò che è stato San Siro, e ho conservato anche i biglietti della metro per arrivarci. E il biglietto, mio Dio, questo è il biglietto strano di grado. Ho solo questo, mi è rimasto perché il biglietto non so che fine ha fatto. Ed era il biglietto della data zero di San Siro perché ha fatto una data prove. Qui ci sono i biglietti 2011, inedito World Tour, e sono parecchi.
c'era pure la card. Questa è la card di sempre un biglietto speciale comprato su internet. E questi sono tutti i biglietti. I biglietti stampati da casa. I biglietti stampati da casa. Biglietti, che cos'è questo? Ah, sempre Bruxelles. Mi piace l'abbinamento a Bruxelles. E niente, questi sono tutti i biglietti. Questo è un biglietto straniero, tutto colorato. Un altro biglietto strappato di casa. Ah, questi erano i biglietti speciali dell'epoca. No, non è vero. Questo è stato il tour in cui che penso di aver fatto più date estere. Düsseldorf, Amsterdam. Un biglietto con il cuore, adoro. E Roma. Londra ho fatto. Ho stampato anche i biglietti al concerto. Il concerto in cui poi non sono andata, di Roma, quando ha annullato perché era incinta. E però ho detto no, cioè io li devo stampare perché li voglio, perché per avere il rimborso bisognava mandarli indietro. Però io li volevo e quindi li ho fotocopiati. Insomma, ho fatto un bel po' di viaggetti durante l'inedito World Tour. A biglietto ho scritto biglietti, infatti io sono del 2009, cioè notare lo spessore. Sono tutti questi. Non oso contarli perché mi verrebbe un infarto e prenderebbe anche, penso, a tutti. Ma sono tutti questi biglietti. Tour 2009. E sono andata all'estero poco in realtà, ho fatto quasi tutta Italia. Ah, su questo biglietto c'è la faccia. Non me lo ricordavo. E questi sono del 2005, che secondo me all'epoca erano già tanti, ma poi nel 2009 mi sono superata. E sono questi. Madonna, ah, ci hanno lo scotch perché li avevo attaccati tutti al muro. Poi mi sono accorta che non era il caso di fare una parete di biglietti e quindi li ho tolti. E li ho messi tutti in busta. Questi erano tanti ricordi, ma uniti in un unico ricordo. Diciamo che questo vale uno, tutta questa ammasso di buste. Un altro ricordo bellissimo che ho citato prima è San Siro, e simbolica la bandiera. Ne ho tipo 7-8 di queste bandiere, ma vabbè. E appunto, come ho detto prima, è stato un ricordo magico, bellissimo, stupendo, meraviglioso. E Laura, non ti arrabbiare, ma io spero che anche a questi concerti stadio ci sia la pioggia, perché pretendo la pioggia, cioè pretendo la pioggia. Parla con chi di dovere, io voglio la pioggia. Un altro ricordo che mi fa sorridere sono questi, che sono i coriandoli che sparava durante l'inedito World Tour, mi pare. E praticamente a ogni concerto ne prendevo proprio a manciate e me li portavo a casa. Infatti ho uno scatolone pieno, che se Laura li rivuoi indietro per fare un altro concerto, io li ho abbastanza per un concerto intero. E praticamente quando tornavo a casa e svuotavo la borsa dalle cose da concerto, li appoggiavo ovunque e per mesi erano ovunque, sulle mensole, sulla scarpiera, per terra, dentro i cassetti. Cioè io questi cosi li ho avuti per mesi ovunque. Poi un giorno mi sono decisa a mettere a posto, ho preso una scatola e c'è la scatola con i coriandoli dell'inedito World Tour. Ne ho un'altra con, però sono pochi, i petali del Primavera in Anticipo Tour, perché anche lì a ogni data prendevo manciate di petali, però quelli sono di meno perché non, cioè, ero più normale. Questo è stato uno dei miei ricordi più belli insieme a lei, perché è stato lo showcase organizzato da RDS e nel loro, come si chiama, palazzetto, se vogliamo chiamarlo così. E praticamente tu mandavi un SMS e se vincevi, venivi estratto, partecipavi al concerto di Laura, che poi è stato un mini concerto perché ha cantato tipo 7-8 canzoni. Però mi ricordo, mi hanno chiamato per partecipare, ma 5-6 giorni prima. Io ho mandato sto messaggio e qualche giorno prima mi chiamano e mi dicono: ciao Flavia, qui è la redazione di RDS. Io stavo in macchina e non ci ho pensato subito. Stavo guidando, ho risposto col viva voce
tu si salvi e mi dica: qui sono Tizia di RDS, volevo dirti che sei stata estratta per lo showcase di Laura Pausini. Io tipo, mi è mancato il fiato, stavo tipo per inchiodare, ammazzarmi, non lo so. Quindi ho accostato per evitare di morire. Non volevo dirti, ma se confermavi o no, se confermavi la tua presenza, se ti andava di partecipare. Io, sì, va benissimo, sì. Quella, ma sei una fan sfegatata, sento. Io, sì, sono del fan club, oddio, grazie, grazie, grazie. Io in quel momento non ci stavo capendo più niente. Ed è stato bellissimo perché papà, allora confermi, sicuro, manda l'email. Io tipo stavo andando da una parte, sono tornata a casa per mandare l'email e confermare. E anche il concerto è stato stupendo, è pieno di video, cioè no, è pieno no. Ci sono i video ufficiali e praticamente io sto in tutti i video e in tutti i video ho più o meno questa faccia. Anche perché il palco era tipo, io stavo qui e il palco era qui. Quindi se io allungavo la mano la toccavo e appena sono arrivata che stavo lì facevo, cioè ma il palco sta qui, ma siamo sicuri, cioè ma mio Dio è così vicina. E mi cantava praticamente così perché poi stavo al centro e ce l'avevo così. E oh mio Dio, cioè è stato un concerto stupendo. Poi eravamo pochi e del fan club ancora di meno. Molti cioè, stavano lì giusto perché era la Pausini, ma non gliene fregava tanto. Ed è stato bellissimo. Appena lei è arrivata, cioè, a mio avviso, lei si è messa a ridere perché ha detto: mio Dio, Flavia pure è qui. Ed è stato bellissimo. Ho cantato con lei, cioè mi ha dato tipo il microfono sul naso. Perché secondo me io le sono andata, ha fatto così, io le sono andata davanti, lei continuava a mandarmelo, mi è tipo arrivato sul naso e ho cantato tipo un pezzettino con lei. Le ho dato il mio telefono per cantare sci. No, è stato bellissimo. Un ricordo favoloso è questo, ovvero la ricevuta di ritorno, cioè l'indirizzo del fan club, sì. E perché dietro c'è il mio, la ricevuta di ritorno per iscriversi al fan club, perché una volta bisognava mandare il tagliandino del CD per iscriversi al fan club o anche per rinnovare, e questo è del 2002, è firmata da Gianna e io le ho conservate tutte in realtà, però ho preso la prima che capitava. È un ricordo bello perché adesso è tutto online, è tutto gnagnagna, invece qua cioè, bisognava essere proprio fan per iscriversi. E comunque dovevi strappare il tagliandino, dovevi inviarlo, andare alla posta e mandare i soldi tramite raccomandata, poi dovevi allegare il cedolino, insomma era molto più lunga, però boh, mi faceva sentire figa andare alla posta e scrivere Laura Pausini Fan Club, mi sentivo proprio importante, figa. L'ho detto già prima, ma lo ridico anche adesso, il tour più bello per me è stato il tour del 2009. E questa è una cartolina che davano lì, non mi ricordo neanche a quale concerto. È il simbolo del concerto perché è stato il mio tour preferito in assoluto, sia per motivi personali, sia a livello di emozione, a livello di date, anche di scaletta e anche a livello personale con lei. Cioè c'è stato molto più. No, è stato il tour più fisico e più diretto con lei, per come l'ho vissuta io insieme a lei. La cosa più bella, cioè, è scassata, sporca, cioè, è rotta una letta, però questa, cioè, penso che questa sia la cosa più bella che mi ricorda lei, anche perché è la prima cassetta del suo primo disco, però io all'epoca non avevo il lettore CD. Perché forse era una cosa che costava tanto, era solo per, cioè era chissà che cosa, quindi avevo il registratorino piccolo così, tutto colorato, forse Winnie the Pooh o una cosa del genere, e alternavo le favole con la cassettina rosa che si ascoltavano alla Pausini. E l'ascoltavo sempre, cioè io appena uscivo, cioè ovviamente non c'era tutta questa informazione che c'è adesso, però avevo saputo che era uscita la cassetta tramite le mie compagne di classe che avevano sorelle grandi. Ho scoperto sta cosa e l'ho voluta e me l'hanno regalata. E da lì sono entrata nel tunnel Pausini e non ne sono più uscita. Ed è bellissima perché è veramente tutta rovinata. Cioè, se il nastro è
sfasciatissimo, cioè è fatto tipo tutto così. È cascata per terra tipo 780 volte, però cioè, è la prima cosa sua che ho avuto in assoluto. E da qui è partito tutto. Cioè, quello che mi fa è che da qui è partito tutto, 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 tutto. E quindi, cioè, mi fa sorridere perché ripenso a me piccola che ascolto lei e che mi immaginavo un mondo tutto intorno a lei e penso ad adesso che continuo ad ascoltare lei, cioè lei, e che mi ha fatto vivere questi 22 anni di amore, di viaggi, di amicizie, di incontri, di litigate, di scleri, di pianti, e tutto è partito da qua, cioè, e se in classe mia non fossero stati tutti fissati, magari sì, io ascoltavo La Solitudine perché mi era piaciuta da Sanremo, però sarebbe passata così, invece tutti erano fissati con lei e quindi io pure mi sono fissata con lei, poi gli altri sono tornati normali e io sono rimasta innamorata di lei. Lei. Non si può aggiungere altro. Ovviamente ho tanti altri ricordi legati a lei, anche in modo più stretto e personale, quindi non li ho mostrati. E questi sono stati i principali e più significativi, diciamo, da raccontare. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Mostratemi i vostri oggetti, quanti volete, legati a Laura o, ripeto, se siete di un altro fan club o vi piacciono anche altri cantanti di altri cantanti, ditemi perché, raccontatemi la vostra storia che sono curiosissima, queste cose mi piacciono da morire. E io vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!